Rifondazione. Naturalmente una rifondazione modifica, trasforma, non ripete. C'è il risorgimento, ma nella Grande Guerra non c'è soltanto la maniera degli interventisti democratici, anche se sono i primi a venirci in mente quelli che pensavano alla quarta guerra di indipendenza nazionale, ma sappiamo che c'era ben altro oltre alla quarta guerra di indipendenza. Andando in giro per questo anniversario faccio sempre questo gioco qui, dico: a scuola mi insegnavano che era la guerra di Trento e Trieste, sì. Mi insegnavano che era la guerra per Bolzano, no. Eppure è andata così. Allora vuol dire che l'interventismo democratico ovviamente non esaurisce le spinte interne, eccetera. Dunque, racconto di rifondazione coinvolgente, accumulo di storie, come si dice con una frase adesso ripetuta, è il racconto di un paese e di un popolo. E naturalmente nel racconto di un paese e di un popolo stanno in sospensione, serpeggiano, ma anche a tratti tacciono. Poi riaffiorano tante cose, i percorsi, le potenzialità, i vissuti, anche i meandri della storia, le cose che avrebbero potuto essere e non sono state, gli inneschi potenziali che non sono realizzati. In due dei miei ultimi libri, La storia d'Italia, dove oltre che nei fatti ci si basa molto protagonisticamente sul percepito, e poi in uno ancora più recente, uscito a novembre, la questione dei ritorni di fiamma, io ho lavorato molto su questo appunto, questi intrecci di fatti avvenuti, di fatti possibili, di fatti rimasti sospesi a metà, quello che avrebbe potuto essere. Tutto questo può essere vero anche nelle nostre storie individuali di ciascuno di noi. Un incontro poteva esserci, non c'è stato, o che poteva finire in un modo, eccetera. Moltiplicatelo in uno spazio pubblico complessivo e avete un popolo. Spesso la storia che facciamo di un paese, di un popolo, per esempio il nostro, è estremamente semplificatoria rispetto alla complessità dei percorsi che ci sono stati dentro. 100 anni, cioè un grande spazio pubblico, uno spazio collettivo, dentro cui, alla luce di quello che piace a molti di noi oggi, stanno anche tutti i privati che ci volete mettere, ma dentro comunque uno spazio pubblico. Perché? Perché noi siamo anche quello che ci fanno essere i contesti pubblici esterni, lo vogliamo o no? Questo era l'esordio. Cento anni dopo, può apparire scontato che la Grande Guerra sia un c'era una volta, che la guerra sia diventata un racconto della guerra. Assai moderatamente preoccupato dei fatti. Ecco, proprio oggi, andando in giro per parlare di questo, io, interessati a quello che è veramente avvenuto, ne trovo pochissimi, a meno che non sia quello che è veramente avvenuto ma sta dietro le quinte, non l'abbiamo saputo fino adesso, ma oggi si viene rivelato da qualche giornalista che ha fatto lo scoop e ha scoperto che in realtà non era così, ma cosa? Questo tipo di fatti, cioè i fatti ipotetici, i fatti misteriosi, i gialli della storia, questo tipo di controstorie dietrologiche, questi sì, ma i fatti, banalmente, quello che è veramente avvenuto, quello sta in prima fila, insomma, l'accertamento oggettivo di quello che è veramente avvenuto non interessa niente oggi. È assolutamente paradossale che io, che vengo da studi letterari e dei fatti, mi sono sempre così poco interessato, oggi in tarda età, venerabile età, e devo viceversa richiamare un minimo di oggettività, perché tutti partono per la tangente dell'io e della soggettività. È vero se io lo penso così.
quando insegnavo a scuola, prima di arrivare a Dio la penso così, i ragazzi dovevano studiare, non dico le tabelline, e neanche le genealogie per la verità, ma un certo numero di nozioni sì, le nozioni non sono spregevoli. Un minimo di chiarificazione di quello che è veramente avvenuto nel 14 e 15 e perché l'Italia è entrata e perché avrebbe potuto anche non entrarci in guerra, beh, questo deve attraversare i fatti. Se poi i fatti, oltre che materiali, politici, militari, economici, sono anche ovviamente d'ordine mentale, beh, qui la nozione del fatto si complica e si amplia. E lì mi ritrovo sul mio, ma così per la mia vena pedagogica, oggi mi capita di dover sempre reclamare un di più di fattualità e di oggettività. La grande guerra, dunque, è sempre stata racconto. Sarei per dire, ricordando i miei studi originali, che in fondo erano sull'anteguerra, perché erano intellettuali e delle riviste, La Voce, La Voce, La Cerca, eccetera. Era stata anche racconto previssuto, quando la guerra non c'è ancora. Quante guerre avevano detto, evocato, invocato i miei scrittori e artisti dei primi anni del Novecento, prima che la guerra ci fosse. E poi riconoscendosi o no nei momenti e nei fini di quella guerra che il mercato delle guerre gli tira addosso. Altri volevano la guerra e hanno preso la guerra che il mercato gli ha offerto, senza particolare identificazione. I capitalisti volevano costruire camion, bombe, navi e lo potevano fare su un fronte o sull'altro. I nazionalisti sono più amici della Germania, certo, degli altri paesi, ma sono contrari alle ideologie e quindi si accontentano della guerra possibile, non essendo possibile la loro preferita. E avanti così, Salandra, Sonnino, San Giuliano, sono triplicisti, sono germanofili, eppure sono loro il governo che porta l'Italia in guerra dalla parte dell'intesa e contro la triplice. Dunque, ma non riprendo questo discorso che non è il mio filo di discorso di oggi. Dunque, racconto, sempre stato racconto addirittura da prima che la guerra ci fosse, racconto anticipato, evocazione del fenomeno. Solo che il racconto è profondamente mutato nel tempo, in questi 100 anni. Poiché nel rapporto con la Prima Guerra Mondiale non sono i fatti a risultare primari. Primario è chi o ciò che detiene la possibilità di raccontare. E le modalità, i contenuti, il senso del racconto. Ma pensate soltanto al passaggio dalla triplice all'intesa. Lo vogliamo chiamare tradimento? Ecco un senso del racconto. Non lo vogliamo chiamare tradimento? Ecco un senso a capovolto del racconto. In sé, il fatto è quello che è e ha delle date. Tra l'estate del 14 e i primi giorni di maggio del 15, quando effettivamente, formalmente, si dice basta, l'Italia non fa più parte della triplice, eccetera, eccetera, eccetera. Ma anche interventista, beh, è una parola neutralista, come poco felice, poco rappresentativa, neutralista, rispetto alla molteplicità di stati d'animo, di scelte, di indicazioni, di motivazioni che potevano avere i socialisti, i cattolici, i liberaggiolittiani. Probabilmente per non aver trovato un nome migliore hanno perso il confronto con gli interventisti. Ma pensate a Giolitti, che manda la lettera al suo uomo e dice: io credo che parecchio ancora. E lui poi per scusare dice: ma io veramente avevo scritto molto. Sai che differenza. È ovvio che D'Annunzio e gli altri lo inchiodano a che cosa? All'identità che Giolitti aveva già, ma lo aveva anche per il nostro Salvemini, perché la Salvemini aveva scritto il ministro della malavita. E certo, noi
a distanza ricordiamo l'età giolittiana come una delle età più floride nella storia dell'Italia tra 8 e 900. Però le percezioni che ne avevano allora, beh, dove era la cultura giolittiana? Boh, non c'era. Non c'era. Perché c'era una cultura moderata, c'era una cultura conservatrice, c'è il Benedetto Croce. Sì, però Croce è falandrino, non giolittiano. Salvo magari avvicinarsi a Giolitti quando Giolitti rappresenta la conservazione della neutralità e Salandra è il presidente del consiglio del governo che sta andando in guerra. Ma all'interno del partito liberale a cui si richiama, il grande Benedetto Croce, dominatore dell'opinione pubblica moderata e conservatrice, lui era stato con Salandra, se no c'era quella destra, la destra che era il governo. Ed è pubblicista e germanofilo come loro. E tra i lavori di pulizia etica e civile che Croce compie c'è quello di dire dobbiamo fare la guerra alla Germania, facciamola. Ma questo non fa diventare unni e visigoti il grande popolo tedesco da cui fino a ieri prendevamo tutto, dalla filologia, alla filosofia, alla chimica, alla banca, al militare, evidentemente. E viceversa invece la propaganda come per l'Austria il discorso è diverso. E infatti l'entrata in guerra contro la Germania avviene soltanto un anno dopo, nella primavera del 16, e proprio perché l'intesa batte in piedi e dice insomma fai o non fai parte di questa alleanza, di questa guerra. Allora, comincio per titoli a individuare delle possibili stagioni del racconto sociale della Grande Guerra. Sono 5 o 6, perché ce n'è uno particolarmente intricato che forse bisogna articolare ulteriormente, come poi vedremo. Comincio per titoli e poi svolgerò, come riuscirò a fare, i relativi temi. Naturalmente c'è una prima stagione del racconto sociale della Grande Guerra che va dal 1914, facciamo andare fino al 1922. Detto questo, voi capite che all'interno di ciascuna di queste stagioni ci sono i mesi, le settimane, i giorni, c'è il vivere effettivo. Però una periodizzazione ha bisogno anche di grandi scansioni di perimetri di carattere generalizzante che poi usiamo e magari buttiamo se non ci servono più. Allora, tra 1914 e 1922. Poi ce n'è un'altra stagione che va dal 22, è l'anno 1, naturalmente, dell'era fascista. Andiamo fino al 40, non è la fine dell'era fascista, però è l'inizio della seconda guerra mondiale. Fin qui credo che non faticherò a persuadervi che queste due stagioni si possano costruire due stagioni. Il problema è la terza. Ci sta dentro tutto quello che vorrei farci stare in un periodo che comprenderebbe dal 1940 al 1943, diciamo la guerra di Mussolini. Ma poi c'è la guerra civile, o come la vogliamo chiamare, dal 43-45, e io addirittura ci vorrei stipare dentro, per una ragione che poi vi spiego, il dopoguerra per alcuni anni. Forse quindi questa stagione ha particolare bisogno di substagioni, diciamo così. Dopodiché le cose ridiventano, diciamo, più semplici come periodizzazione, ripartendo dal 1967 e andando fino alla fine del Novecento. Per quella che possiamo considerare la quarta stagione, se la terza è così costipata, come vi ho detto. La quinta ed ultima va da fine Novecento ai nostri giorni. Sono titoli, adesso vediamo ai temi. Tra 1914 e 1922. Sono 10 mesi di discussione
ultimamente mi capita, mi è capitato più volte di utilizzare addirittura una parola forse troppo audace, referendum. Dico, cioè, gli altri popoli entrano in guerra sul filo delle settimane, nell'estate del 14. L'Italia ci pensa su 10 mesi, per buona ragione, vero? Dove abbandonare un'alleanza e passare all'altra, o comunque questo quello che vediamo mettendoci in prospettiva del dopo, e poi tante altre smobilitazioni e rimobilitazioni. L'ultimo libro appena uscito da Dozzelli si chiama Convertirsi alla guerra, e io lì cerco appunto di elencare tutte le conversioni che ci sono dall'internazionale, dall'internazionalismo alla nazione, alla patria. Non avviene per l'intero partito socialista, ma avviene per un bel po' della sinistra, in particolare dell'estrema sinistra. La metà degli anarchici, tutti praticamente sindacalisti rivoluzionari, che erano usciti qualche anno prima dal Partito Socialista. Un bel po' anche di membri del Partito Socialista, Benito Mussolini. Misolati no, perché l'hanno già buttato fuori nel 12, ma anche lui era socialista il giorno prima, socialdemocratico dunque e massimalista che si converte alla ragione della guerra, eccetera, eccetera, eccetera. Tante conversioni. E i cattolici? Beh, non erano clerico intransigenti e nemici dello Stato fino a poco prima. Adesso sono così poco nemici dello Stato che nel 13 hanno fatto le elezioni d'accordo con i liberali nel nome di un loro gentiloni. E nel 14-18 ci sono 1000, che poi diventano 2000 cappellani militari al servizio dell'esercito di Cadorna, cattolico come Cadorna, con le sue due figlie suore e la sua terza figlia terziaria. Altro che bieco assassino, come taluni oggi ritengono che fosse in quanto generale. Complichiamo un pochettino le cose. Si scrive quotidianamente, si può dire, con le sue donne. 5 donne. Il suo diario è costruito con le lettere, 5 donne. 3 figlie, una moglie e una sorella. E l'etica del mondo cattolico ci sta dentro lo stesso. Ci sta dentro anche l'etica dello Stato. Tant'è vero che suo padre aveva aperto a cannonate la breccia di Porta Pia. E il nipote, Raffaele Cadorna, sarà uno dei generali della resistenza militare e poi sarà anche parlamentare democristiano. La vita è complessa. E anche le periodizzazioni, e anche le famiglie, le belle famiglie italiane. Allora, oggi no, ma di solito in questo periodo discutiamo proprio in riunioni come questa del 14-15, di quei 10 mesi, oggi no. E neanche discutiamo oggi del 15-18, cioè di cosa succede da quando la guerra c'è, dal 24 maggio in poi, da ieri, 100 anni fa, a oggi, al 18, no. Spostiamoci subito, immediatamente dopo, cioè alla discussione postuma. Dentro questa prima stagione del racconto c'è immediatamente, sul finire del 18 e all'inizio del 19, lo scatenarsi di una discussione postuma sull'aver fatto o non fatto la guerra. Ah, come sono scatenati i socialisti nel non volerla aver fatta adesso che non si tratta più di impedirla, come nel 14-15 sarebbe stato il caso di... Ah, adesso sì, ma adesso sono parole. O tutta più quei gesti discutibili che consistano in sputacchiamenti delle divise militari altrui. Quante cose dobbiamo a quegli sputi? Immediata espressione di un io o di un noi in rivolta. Ma farle prima le rivolte, se hai la forza di farle, non farle dopo. Dopo chi gestisce una società vittoriosa, una società che ha vinto una guerra come mai l'Italietta appena nata avrebbe potuto pensare di poter vincere. Ha fatto fuori l'impero asburgico. Scusate se ve lo ricordo, so che non bisogna dirlo, so che il 4 novembre non è la festa della vittoria, ma qualunque altra cosa sia, le cose sono andate proprio così. L'Italia liberale ha avuto la forza di entrare in guerra, poteva non farlo, ma siccome l'ha fatto, è meglio perdere o vincere? Secondo me è meglio vincere,
se non sei riuscito a fare prima la rivoluzione, tieni almeno insieme lo Stato. Allora, quando io pensavo, scrivevo i vinti di Caporetto qualche tempo fa, io avevo preso sul serio Cadorna, Mussolini, Pisolati e gli altri che dicevano: ma questi ci stanno facendo la rivoluzione. E io ho cercato se i vinti di Caporetto stavano facendo la rivoluzione. Se l'avessi provata, non me ne sarei dispiaciuto più che tanto, perché sarebbe stato, nelle mie mire, nelle mie attese, e non solo le mie, nella mia generazione, sarebbe stato un salto di qualità verso un fare come la Russia in Italia. Ma non era così. Erano stufi di fare la guerra, vabbè. Chi non era stufo di fare la guerra nell'Europa del 1917? Erano stanchi, tutti a casa. Ma la mia generazione, da Gramsci, da Cobetti e da Rosselli, aveva imparato che il tutti a casa nel 43-45 non era una bella cosa, era una brutta cosa. Allora mi sembrava scorretto metodologicamente e civicamente pensare che fosse una brutta cosa nel 43-45 e d'improvviso invece andarsene a casa a farsi gli affari propri con le mogli sui letti di lana fosse una cosa buona nel 1917. La rivoluzione non la facevano, tutti a casa, non va bene, salviamo almeno lo Stato liberale. Certo, se fossi stato anarchico, ma io non ero anarchico. O apocalittico. O un santo. Ma dove sono i santi che abbiano la capacità di muoversi all'interno del quinto comandamento e di imporre questa come linea politica agli altri? Non ci sono. Anche qualcheduno dei futuri santi al momento fanno i cappellani militari. Così sono andate effettivamente le cose. E allora, insomma, si sviluppa nel 19 questa discussione postuma sul fare o non fare, che poi ormai vuol dire sull'aver fatto o non aver fatto la guerra, come, perché. L'intervento, Caporetto, Vittorio Veneto, sono i tre pilastri dell'immaginario. Si possono anche vincere le elezioni con questo tipo di discussione posta. Beh, il partito si dice, tengono a vincere le elezioni, infatti. E la CGIL moltiplica i suoi iscritti. Però si ritrova in un limbo politico in cui nessuno vuol fare alleanza con questo partito. E il Partito Socialista Italiano, pur essendo nelle elezioni politiche del 19, diventato il primo partito d'Italia, si ritrova senza potere di relazione, di associazione con altre forze, ha la forza di parlare ma non di fare la rivoluzione. Ne parla molto di più che nel 14-15 quando c'è la guerra, ma più che parlare non fa. E quindi quella che si scatena realmente è la controrivoluzione, in realtà preventiva da parte del fascismo, magari anche nel nome della terza via, dicevano alcuni dei fascisti, di una rivoluzione anch'essi, però nazionale, invece che internazionalista. Vabbè, capite che potrei proseguire su questo all'interno della prima stagione, ma non è il caso. Aggiungo soltanto che questo rifiuto postumo, questa protesta a buoi ormai scappati dalla stalla, ha alcuni momenti importanti, la discussione sull'inchiesta su Caporetto, per esempio. C'è anche la vittoria mutilata, perché c'è questa invenzione suicida di Gabriele D'Annunzio, per cui non si godono neanche la più grande vittoria che l'Italia si fosse mai sognata di raggiungere, che no, è una vittoria mutilata. Mi ricordano certi nostri concittadini di oggi. Oggi questo c'è sempre un no, qualcosa in più, ecco anche D'Annunzio, ma no, qualcosa in più. Il problema era come facevano a mettere insieme il patto di Londra, che era stato pensato prima dell'autodeterminazione dei popoli, e poi però anche l'autodeterminazione dei popoli. Sondino e Wilson, la parola. Certo, tu vuoi mettere insieme quello che non può mettere insieme, non si può mettere insieme, va incontro a delusioni, disillusioni. Infatti, questo è il clima dopo la più grande vittoria di tutta la storia d'Italia. Ripeto, se uno dei presenti si sente apocalittico e anarchico,
Occidente ostile a qualunque idea di guerra, questa come ogni altra, questa è una linea. Ma se stiamo all'interno della storia così come è stata, quella guerra ormai c'era stata e si trattava di gestire il paese all'interno del dato di fatto che aveva vinto. Beh, i liberali sono stati capaci di vincere la guerra, non sono capaci di governare la pace. E il fascismo ha preso in pugno un'eredità critica dell'Italia liberale, che però contemporaneamente voleva essere pure una eredità critica della mancata Italia socialista, ma di un socialismo che comunque in Italia c'era, a partire ovviamente dal Duce. Ma la storia di tanti gerarchi è la storia che viene dall'anarchia, dal sindacalismo rivoluzionario, minimo dal Partito Socialista, e per non farci mancare nulla dalla segreteria del Partito Comunista d'Italia, Nicola Bombacci, fucilato come Mussolini e impiccato a testa in giù a piazzale Loreto accanto al Duce. Questa è la storia d'Italia realmente intesa con tutta la sua complessità dentro. L'ultimo tentativo di dare forma alla Grande Guerra gestendola dall'interno di una società e di istituzioni liberali democratiche è la straordinaria invenzione europea e non solo italiana del Milite Ignoto. Abbiamo i filmati e sappiamo che fu davvero una straordinaria manifestazione di massa in cui l'anonimo, il soldato senza nome e dunque il popolo viene coinvolto per la prima volta in una visione della guerra che non parte dai re e dai generali e va a trasformare profondamente quindi il vittoriano facendo diventare l'altare della patria. Però il tentativo è sempre in qualche modo bloccato e i segnali semantici non mancano. Bisogna proprio chiamarlo l'altare della patria. Sì, perché in un paese, in un popolo così religioso come il nostro bisognava comunque rappresentare il processo in corso come una sorta di religione civile della patria. Bella scommessa però nel 21 con il dibattito che c'era appena stato, era ancora in corso. Ma poi, peggio che peggio, il Milite Ignoto, ma non potevate dire il soldato. Non volevate parlare del popolo, al popolo e a tutti. No, niente da fare. All'ultimo momento l'italiano liceale colpisce sempre. In fondo quella è la guerra dei licei, lo è per il dritto e per il rovescio, per il bene e per il male, lo è per un grande libro come quello di Adolfo Modeo, Momenti della vita di guerra, gli ufficialetti di complemento, i lettori del giornaletto, del giornalino della domenica di Bamba, che leggono il giornalino con Gian Burrasca nei primi anni del Novecento, poi sono sottotenenti e tenenti nel 15-18, tutti vengono dal liceo, per intero, dal liceo classico. E di qui viene la vittoria mutilata e di qui viene anche questa contraddizione verbale di chiamare il Milite Ignoto, cioè di rendere difficile in questo monumento che è poco comunicativo di per sé, anche un'operazione che è nata proprio per parlare del popolo e al popolo. Questo è una contraddizione all'interno del fatto che il treno che da Aquileia fino a Roma attraversando tutte le regioni, il successo di compartecipazione c'è. E chi ha studiato questa cosa sa le preoccupazioni che c'erano, perché dice: come facciamo a non attraversare l'Emilia Rossa? Ma l'Emilia Rossa sarà con altrettanto medesimazione l'Emilia Nera. Da dove veniva Benito Mussolini? E Pietro Nenni da dove viene? 5 minuti di treno tra Forlì e Faenza, con uno scambio delle parti per cui avevano disvoluto tutte e due la guerra di Libia, hanno voluto tutte e due la grande guerra, poi il repubblicano Nenni diventa socialista quando è scomodo essere socialisti, va detto. E quindi Nenni gestirà all'interno nel 1922-1940, entriamo quindi nella stagione successiva, abbiamo sottinteso ma esplicitiamo ovviamente Mussolini quando è stato chiamato dal re per formare il suo primo governo, dice di avergli portato, maestà, l'Italia di Vittorio Veneto. Dunque
comunque l'Italia della vittoria, e non della vittoria mutilata. L'avrà detto come avrà detto, comunque ben trovata. Certamente meglio della vittoria mutilata. L'Italia di Vittorio Veneto. E quando il grande storico Gioacchino Volpi, a metà degli anni venti, chiede a Mussolini di poter vedere in anticipo certi documenti riservati di carattere archivistico per studiare cosa è veramente accaduto a Caporetto, nell'ambito dei suoi studi complessivi sulla prima guerra mondiale, Mussolini dice: fossi matto, che ti faccio studiare che cosa è veramente avvenuto. Abbiamo bisogno di miti, non di storia. Per molti anni questa frase, testimoniata dallo stesso Volpi, mi ha turbato. Mi turba molto meno. Forse aveva ragione Mussolini. L'Italia aveva bisogno di miti nel 1924-25. E infatti sta per averne uno, ma è un contromito, è Giacomo Matteotti, che gli uomini di Mussolini ammazzano alla metà del 24. Miti e contromiti, comunque situazioni vissute e mobilitanti, capaci di parlare ai sentimenti oltre che alla ragione. Perché? Perché ormai siamo nella società di massa e il fascismo è servito a questo, il liberalismo ha perso perché non è riuscito a trascinare e a governare l'Italia nel passaggio dalla società dei notabili, quella che studia Renato, alla società di massa, dai notabili alle masse. Che però aveva sfiorato questa possibilità l'Italia liberale, perché la guerra la vince, nonostante tutto. Allora siamo nella stagione che va dal 22 al 40, c'è l'Italia di Vittorio Veneto al governo. Mica che tutti i gerarchi fossero stati grandi combattenti, niente meno che Roberto Farinacci, uno dei più ribaldi e truculenti tra i gerarchi, all'interno del suo stesso mondo di ex combattenti lo chiamavano l'onorevole Tettoria. Non sapete perché? Cosa gli fa pensare Tettoria? Forse una pensilina ferroviaria dove magari un impiegato delle ferrovie poteva legittimamente, dal punto di vista legale, continuare a svolgere il proprio servizio, se però poi diventa un fascistone e il mito fondatore del fascismo è la volontà di fare la guerra e l'averla fatta, beh, qualche problema potrebbe esserci. Evidentemente Farinacci non ne ha avuto molti, ogni tanto qualcuno avrà pensato male di lui, ma lui ha sempre pensato se stesso come un possibile sostituto di Mussolini, tentativo estremo lo fa al servizio dei tedeschi nel 43, per cui ha avuto quello che doveva avere. 1922-1940 vuol dire dunque l'Italia di Vittorio Veneto, vuol dire un'Italia che viene dalla doppia origine, dal doppio marchio genetico dell'intervento, della forzatura interventista, del Maggio Radioso in particolare. Ricordato con la potenza del caso, visto che D'Annunzio era stato il comandante, un altro possibile duce. È ormai in esilio, lussuosissimo, lussuriosissimo esilio, ma insomma non si può dimenticare che D'Annunzio si è fatto più di un pensierino ad essere lui il futuro duce, infatti lo chiamava il comandante. Però insomma la forzatura interventista contro gli stati d'atteso, le prudenze, gli opportunismi di molti altri c'è stato, e il fascismo se ne fa un vanto, perché il problema del fascismo è di essere al tempo stesso elitario e di massa. La forzatura elitista, le avanguardie, chiamale avanguardie o se ti sembra troppo leninista chiamalo in un'altra maniera, ma insomma le minoranze ci sono, così come ci sono poi gli squadristi, anche quelle forzatura rispetto alle istituzioni, come nel 14-15, forzatura degli interventisti rispetto alle istituzioni. Però poi Mussolini dichiara di non essere più repubblicano, di essere diventato monarchico, si mette d'accordo con le istituzioni, al governo ci va perché il re gli ha creduto. Il re vuol dire naturalmente l'uomo simbolo delle istituzioni,
che restano alla sua parte anche nel secondo semestre del 24, quando Parigi liberale lo molla Albertini. E compiuti Tubanze, Benedetto Croce, che poi recupera. Però ce n'è voluta perché Croce si decidesse a mettersi contro il fascismo. Tant'è che il suo secondo console Gentile non ci si è messo contro il fascismo. E la coppia idealista si è separata. All'intervento dunque a Vittorio Veneto sparisce naturalmente, come abbiamo appena capito, Caporetto. Così come spariscono le diatribe tra Cadorna e Diaz, tra chi teneva per Cadorna e chi teneva per Diaz. Capello, povero, si mette fuori gioco da solo perché lui vuole fare l'antifascista. Onore a lui. Non aveva fatto solo Caporetto, ha fatto anche l'antifascista e fa parte di una congiura in cui qualcuno doveva sparare su Mussolini. Zaniboni, sarà vero, non sarà vero, sarà stata tutto concertata. È normale che micromovimenti di questo tipo siano infiltrati dal Ministero dell'Interno e dalla Polizia. Ma nel 22-40, in questa stagione qui, non c'è soltanto il fascismo che si rapporta alla Prima Guerra Mondiale e dentro l'Italia fascista i sacrali, il dopo.